l'altro ha riportato in auge, diciamo così, l'importanza della medicina preventiva. La medicina preventiva, quella vera, intendo, dipende proprio dall'ambiente in cui viviamo e quindi dalla qualità della vita di tutti noi. E prevenire, ovviamente, è sempre meglio che non curare. Adesso darei la parola al professor Basilio Rizzo, di professione, so che tu non vuoi, ma è così, hai fatto il professore, no? Di professione insegnante, da decenni svolge funzioni di amministratore pubblico, con lunga esperienza come consigliere comunale e si è sempre distinto per il costante impegno nella lotta contro il malaffare e a favore di una totale trasparenza della pratica politica. Anche lui è stato candidato nel 2016, è stato candidato sindaco. Vabbè. Grazie della cortesia della nostra Presidente dell'Assemblea e ringrazio anche il collega Corrado con il quale abbiamo fatto una bella campagna elettorale nel 2016 e adesso lavoriamo in Consiglio Comunale su molte battaglie importanti. Io ho avuto nella divisione dei compiti quella di accennare alle responsabilità delle amministrazioni locali per la salute dei cittadini. Alcune cose le ha dette Gianluca, se le ripeto è solo per organizzare il discorso, ma io credo che sia bene, e io apprezzo molto, ringrazio appunto Alba Rosa per questa scelta, di rifarsi al dettato della nostra Costituzione, diritto dell'individuo e l'interesse della collettività. È molto importante questo, se pensate la grandezza anche del legislatore che ha spiegato in questo modo, affrontato in questo modo il problema della salute, diritto individuale di una persona, ma interesse della collettività. Ad esempio, abbiamo sentito parlare tantissimo di vaccini negli ultimi tempi, se avessimo fatto una sola riflessione a questo dettato costituzionale avremmo risparmiato chissà quante parole. Ci sono i diritti degli individui e c'è l'interesse della collettività che deve essere armonizzato con questo. Quando si parla di sanità, si parla di garantire in modo, io voglio specificare, in modo paritario innanzitutto. La Costituzione, la sanità è una sanità che deve essere rivolta a tutti e al più, per tutti al più alto livello che la scienza, la ricerca e l'organizzazione sanitaria è in grado di offrire, il rimedio per coloro i quali si trovano nella condizione di vedere incrinata la loro salute. Ma soprattutto quando si parla di interesse della collettività, e qui verrò alla responsabilità degli enti locali, bisogna soprattutto impedire e contrastare delle scelte che attentano, come diceva anche Gianluca, alla salute pubblica. E quindi sono le questioni ambientali, le questioni sociali, non c'è separazione tra questi aspetti, che incidono sul benessere dei singoli e della comunità. Nel nostro ordinamento queste scelte sono attribuite a numerose istituzioni, alcune sono di competenza nazionale, altre di competenze regionali, altre di competenza cittadina. Addirittura sul piano dell'ambiente ci sono delle direttive europee, come sappiamo bene noi in Italia, perché spesso siamo oggetto di procedure sanzionatorie perché ci vengono inflitte per il fatto che noi violiamo delle regole che sono proprie della salute. Noi siamo stati abituati, e talvolta cado anch'io in questo errore, quando si parla di sanità, a pensare che è una questione della regione, regionale. E Alba Rosa mi riprende, non è solo una questione regionale. E infatti basta pensare alle tematiche ambientali come sono state citate, per capire quali responsabilità, e qui sono responsabilità dirette, si assumono le amministrazioni locali, con le scelte che fanno. Penso per esempio alla questione, non è lontana, alla questione dell'abitare.
se non si ha diritto ad un'abitazione e non si dà diritto ad un'abitazione sana, l'attentato alla salute è evidente. Penso alla questione, per esempio, della mobilità, ha già fatto accenno Gianluca. Se non faccio delle scelte che tutelino l'utilizzo del trasporto pubblico a vantaggio del trasporto privato, e tutti so che pensate a quello che penso io in questo momento, agli aumenti tariffari, non si tutela la salute pubblica. Basti pensare alle regole sul riscaldamento. Quante volte ci troviamo a vedere che delle scelte e dei non controlli dell'amministrazione pubblica incidono sulla nostra salute? Basta pensare, quest'estate è andata, abbiamo purtroppo avuto il fenomeno della legionella, quanto debba essere attento il ruolo degli enti locali sulla rete idrica e sul controllo della distribuzione di questa rete per i cittadini. Ecco, io penso che la prima regola per gli enti locali è che per primi noi consiglieri comunali dobbiamo capire che in ogni scelta che viene fatta dobbiamo inquadrarla con la lente di chi pensa alle conseguenze sul piano della salute e del benessere dei cittadini. E la priorità ovviamente deve essere data a questa e non a delle considerazioni di ordine economico. Su questo, senza ringraziarsi, uno ogni tanto cita Papa Francesco, ma il fatto di dire che la salute deve essere sottratta al mercato, l'attenzione alle persone devono essere sottratte al mercato, mi sembra che sia un insegnamento che dobbiamo ogni minuto, non ogni giorno, noi avere presente nella nostra azione politica. E tuttavia, siccome in questa sede affrontiamo il problema della sanità, anche se ci limitiamo a questo, da un certo punto di vista, anche se ci riferiamo in modo stretto al sistema sanitario, non dobbiamo mai dimenticare che il sindaco è per legge il responsabile primo della salute dei cittadini. Quindi noi abbiamo il diritto di pretendere, il sindaco ha il dovere, di essere attento a ogni aspetto della salute dei suoi concittadini. E quindi basti pensare alle liste d'attesa, allo stato pietoso dei nostri ospedali quando si arriva al pronto soccorso di sera. Io ho ascoltato, non so, è capitato magari a qualcuno di voi, un scrittore, Scurati, che intervistato dalla Gruber rappresentava la nostra situazione per capire le difficoltà che ognuno di noi vive ogni giorno. Ci vi è capitato di andare di notte nel pronto soccorso e vedere qual è la qualità del servizio che viene offerto e in che condizioni sono i pronti soccorsi della nostra città? Abbiamo una grande capacità e bravura dei medici, dei lavoratori, dei tecnici, che deve far fronte con delle condizioni materiali che non consentono di fare fino in fondo il proprio dovere e soprattutto il desiderio di rispondere come necessario alla condizione dei cittadini. Per questo nei mesi scorsi abbiamo affrontato con diversi convegni e diverse assemblee, abbiamo dei record qui perché credo che Vittorio ne abbia fatte tantissime a tutti i livelli su questa tematica. Ricordo, l'ha ricordato anche Alvarosa nella sua introduzione, il convegno che abbiamo fatto qui in Sala Lessi su questi temi. Ma io voglio voglio toccare su questa tematica. Questi giorni, preparando il convegno, mi è capitato di leggere sulla rassegna stampa, perché non sempre io compro il giornale, teso come giornale, un'intervista al presidente dell'Ordine dei Medici della nostra città. Il titolo è significativo: sanità pubblica a rischio, i cittadini si preparino a pagare cure ed esami. Dice il presidente dell'ordine, non noi sovversivi, ma il presidente dell'ordine, che il servizio sanitario nazionale con le sue articolazioni straordinarie dal 78 in poi, straordinario strumento di tutela della salute pubblica dei singoli cittadini, è messo a dura prova da scelte politiche e organizzative
volte a favorire in varie forme la privatizzazione della sanità. Il nostro welfare si sta pian piano trasformando da sistema universalistico, quale noi lo conosciamo e lo difendiamo e per la quale abbiamo l'orgoglio di dire che così è il nostro sistema sanitario, si sta trasformando in un sistema anche troppo simile a quello statunitense. E più oltre, perché non posso leggere tutta l'intervista, dice: da un sistema sanitario che copriva tutti i bisogni di tutti, si va verso un sistema sempre più selettivo, che apre però delle voragini in cui si stanno incuneando i privati, appunto mutue, assicurazioni sanitarie ed aziendali. Il discorso è dove viene fissata l'asticella, o meglio, fino a dove il sistema del welfare arriva a tagliare su esami e prestazioni. Sempre meno saranno coperte dal pubblico, più si darà spazio ai privati. Questa è la fotografia di chi vive quotidianamente la situazione e rappresenta l'ordine dei medici. Naturalmente, a proposito della riforma, noi non voglio chiamarla riforma a un giudizio positivo, la controriforma dovremmo dire, che la Regione sta portando avanti, giustamente il Presidente dell'Ordine dei Medici dice: al momento solo l'1% di Milano, il 19% di medici di base ha aderito a questa. E Gallera il giorno dopo, perché il giornale ha dovuto intervistare anche Gallera ovviamente, dopo queste parole così pesanti ma serie che sono state proposte, dice: condivido, però la colpa sono le risorse scarse, costi sempre crescenti, la sanità pubblica reggerà se cambia. E significato del cambiare significa privato, pagare, e naturalmente riprende, ma nel riprendere il Presidente dell'Ordine dice: il dato è molto cresciuto, siamo a più del 10% dei cittadini che ha aderito a questa riforma, come se una riforma che viene fatta può essere sufficiente, perché invece dell'1, che non so perché abbia detto così, magari è solo un errore di stampa, è il 10, non mi pare che ci sia un favore della comunità dei cittadini così ampio per questa riforma. E sempre si conferma che il 19% dei medici di base però ha accolto questa. Ma noi dobbiamo andare avanti, operare, e io alla luce di questo credo che noi dobbiamo capire i rischi di privatizzazione, ma questo credo che ne parlerà Vittorio e quindi io non mi dilungo su questo. Mi limito a dire che abbiamo, proprio sulla base di questa ultima riforma, ci eravamo impegnati a chiedere, e l'abbiamo anche votato in questo momento, perché dato un voto quando costa poco non viene negato a nessuno, avevamo votato che il sindaco, chi per lui, scrivesse una lettera a tutti i cittadini per spiegare i termini di questa riforma, per dare fiducia ai cittadini che vogliono ottenere ancora il loro rapporto col medico di famiglia. Abbiamo stanziato le risorse, però questa lettera non è ancora partita, e io credo che dovremmo riprendere ancora la nostra battaglia per ottenerla, ma forse anche Vittorio su questo ci dirà qualcosa, perché io credo che senza la difesa che parte dal basso e che deve trovare a noi nelle istituzioni semplicemente i portavoce o quelli che danno battaglia nelle istituzioni, ma questo è quello che possiamo fare, ma i cittadini, col loro rifiuto di un attacco così esplicito alle loro condizioni. Io ricordo le statistiche che ci sono sulla mortalità, che è aumentata negli ultimi anni. Non servono le statistiche, basta parlare se si vive in mezzo ai molti pensionati che rinunciano alle cure perché le loro condizioni materiali non gli consentono di andare incontro alle spese che devono affrontare. E c'è una questione che adesso non voglio trattare, ma che dico che sulla quale dobbiamo riflettere, che c'è, la cita sempre il Presidente dell'Ordine dei Medici: c'è la tendenza anche a livello sindacale di accettare delle trattative e degli accordi con le controparti private, delle sorta di, invece di aumenti salariali, invece di avere delle facilitazioni con mutue private.
Questo è un problema che ci dobbiamo porre, perché se si spalanca, e il dottor Rossi ricorda, dice, e se poi quel lavoratore viene licenziato, che cosa ha? Ecco, anche su questo una riflessione dobbiamo farla, perché naturalmente le organizzazioni sindacali e gli accordi sindacali vengono fatti nell'interesse dei lavoratori, ma quello che può sembrare un interesse, piccoli accordi con welfare privatizzato, non devono ritorcersi contro invece l'universalità della difesa della nostra sanità pubblica, che credo debba essere il primo nucleo di una nostra battaglia a tutela della salute nelle nostre città. Grazie.